Luca Pilotti, Extramuros è un percorso partito esattamente un anno fa che prosegue con tante iniziative, quindi non c'è una chiusura, non c'è una chiosa di questo progetto, in realtà che prosegue. No, questo progetto sta proseguendo. Oggi noi abbiamo fatto conferenza stampa per comunicare i nomi delle due artiste, una Teatina e una Teramana, under 35, che hanno vinto le call che erano state appunto lanciate nell'ambito di Extra Lap. Ma è un circuito che va avanti e, come diceva il sindaco, crediamo e speriamo che possa avere anche un futuro, per un percorso che è tutto in fieri, in divenire. Ecco, l'Arca si presta perfettamente come spazio di laboratori performativi, insomma di performance di arte contemporanea, quindi Teramo, insomma, prosegue in questo suo progetto di conoscenza dell'arte contemporanea, che ovviamente non si studia nei libri di scuola, quindi è difficilmente conoscibile, apprezzabile. Sì, questa è stata una precisa scelta artistica della curatrice Roberta Melasecca, quella di riscoprire la vocazione principale di questo luogo, cioè quello di essere un laboratorio anche di arti performative come quelle che stiamo programmando, che sono state programmate in questo mese per questa parte finale di Extramuros, che appunto si chiama Extra Lap proprio perché stiamo parlando di arti performative.